Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei mostrarvi in questo video tutti gli attrezzi e tutti gli accessori che io utilizzo per cucinare le mie ricette dolci. Quindi formine per i biscotti, piuttosto che altri accessori particolari che utilizzo, perché mi sono resa conto che ne ho veramente tantissimi e ho pensato appunto di fare un video per farveli vedere. Partiamo dalle formine per i biscotti. La prima che vi faccio vedere è molto antica perché apparteneva a mia nonna e si tratta di una rotellina come questa che serve appunto per fare i biscotti, perché come vedete ogni spazio ha una forma diversa, quindi c'è la stella, c'è il quadrato, c'è il cuore, c'è la forma, questa qui che sembra un po' un fiore. Spero che la vediate bene. Comunque voi praticamente andate a fare il vostro strato di pasta e andate a passarci semplicemente sopra la rotellina in questo modo e andrà a formarvi appunto tutti i biscotti delle diverse forme. E questa insomma è antichissima perché apparteneva a mia nonna. Passiamo adesso a cose più moderne, invece ci sono le classiche formine. Quella a forma di fiore, spero che la vediate abbastanza bene. C'è la formina a forma di fiore, che è questa. Poi ho lo stampo tipico per i canestrelli, che è questo, che ha il suo foro al centro e appunto la forma del canestrello. Quindi questo è molto comodo perché per fare i canestrelli è veramente perfetto. Ed è questo. Poi vi faccio vedere i classici cuori, sono questi, vabbè, questi sono molto semplici. Adesso però vi faccio vedere qualcosa di un pochino più originale. Allora, io ho comprato ieri, quindi è veramente recente, uno stampo a forma di unicorno per fare i biscotti a forma di unicorno. Come vedete, qui c'è lo stampino appunto a forma di unicorno. Mi piaceva perché quest'anno è un po' l'anno degli unicorni, anche da Tiger c'è tutta la collezione dedicata agli unicorni e io ho pensato di comprare questo stampino, anche se in realtà io l'ho comprato online, non l'ho preso su Tiger, però insomma, mi sembrava molto originale, molto carino e penso che presto mi vedrete realizzare qualche cosa con questo stampo. Poi vorrei farvi vedere uno stampo per fare i classici biscotti, quelli proprio la classica forma del biscotto tipo Rosaiva, e questo è uno stampo che ha la sua maniglietta e la parte che viene in avanti. Quindi, come vedete, potete andare a mettere lo stampo sulla pasta frolla, poi andate a schiacciare questo. E questa parte viene in avanti, spero che si veda, e va a formare tutte le righe verticali sul biscotto. E anche questo, insomma, è molto carino, molto originale, potete fare dei biscotti di questa forma. Poi ho degli stampi, che servono per andare a fare delle scritte sulla pasta frolla, sulle torte in generale. E io li ho comprati in Francia, quindi la scritta è francese perché ci sono delle parole che sono già formate. Ad esempio, questa, se andate a fare la stampa sulla pasta frolla, verrà fuori la parola maison, che vuol dire casa. E quindi insomma queste sono in francese, però ci sono anche le lettere singole, che sono queste, sono piccoline, spero che le vediate. Queste sono lettere singole, quindi potete andare a creare poi la forma e la parola che volete. E queste insomma erano questi stampi francesi. Poi ho degli stampi che sono un po' più natalizi, quindi abbiamo la forma dell'alce, che è questa. Spero che si veda, io sto facendo questo video e non so se vedete bene le cose. Comunque la forma dell'alce, poi ho la forma della stella classica, poi la forma del cavallo a dondolo che mi ricorda molto il Natale. Questo era di mia nonna, quindi è uno stampino molto antico che lei utilizzava sempre a Natale. Poi ho altri stampini che erano di mia nonna, che sono questi a forma di alberello di Natale. Poi ho questo che è a forma di usignolo, uccellino, insomma, sempre questo lo faceva invece a Pasqua. E poi c'è la forma di angioletto, che sono appunto questi. Questi qui bianchi erano di mia nonna. Un altro stampino che serve sempre per fare i canestrelli ed era anche questo di mia nonna è questo. Come potete vedere, è più alto dell'altro. Perché voi semplicemente potrete mettere le dita appunto all'interno dei fori e utilizzare lo stampo per fare i canestrelli. Quindi anche questo, la forma è la stessa di quella di prima, perché il canestrello comunque è fatto così, però è uno stampino un po' diverso e insomma anche questo è molto antico perché credo che mia nonna lo utilizzasse
proprio tantissimi anni fa, forse addirittura quando era giovane. Poi qua ho un altro cuore e insomma questi sono gli stampini. Ultimamente ho comprato gli stampini per fare la classica casetta di Natale. Io non ho mai provato a realizzare questo tipo di casetta, non so assolutamente cosa mi verrà fuori, però all'interno ci sono appunto tutti gli stampini che servono per fare la casetta e ve ne faccio vedere una parte perché tanto comunque visti così si capisce poco, però vi faccio vedere quello che si capisce di più, che è questo, che è appunto la classica forma della casa. Come potete vedere c'è la forma della casa e questo anche insomma mi piaceva, era molto particolare. Io sono anni che desidero realizzare la casetta di Natale, non l'avevo mai fatto e quest'anno ho deciso di farlo. Poi c'è un altro stampino che è questo, che ora così non si capisce, però è la forma della slitta di Babbo Natale. Poi se voi fate i biscotti, li decorate magari un pochino, poi si capirà. Comunque la slitta di Babbo Natale. E poi c'è quest'altro che è il classico omino, fatto così. E questi sono i miei stampini. Poi, parlando sempre di stampini per i biscotti, vi faccio vedere invece questa volta non delle forme, ma uno stampo, proprio uno stampo per biscotti, che quando io ho visto ho detto questo deve essere mio perché mi piaceva tantissimo. E si tratta proprio dello stampo per biscotti classico. Io adesso ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere intanto la scatola, perché ci sono tutte le forme di biscotto disegnate sopra, quindi ci sono 6 forme, e lo stampino si presenta in questo modo. Voi avete il vostro stampino, sotto è fatto così, e praticamente andate a creare la forma sulla pasta sfoglia. Questo è molto bello perché tanto è in silicone, quindi si può lavare molto facilmente. Voi potete toglierlo e potete sostituirlo con un altro stampino che va messo in questo modo. E all'interno dello stampino, quindi qua, ci sono tutte le altre forme dei biscotti. Come vedete, ve le faccio vedere tutte. Vi ho detto sono 6, una è questa, che ha questa forma. E poi qua ci sono le altre forme. Una è questa. Poi l'altra è questa, così, poi c'è quest'altra forma, questa e questa è l'ultima. Ovviamente questo stampo, io dico per i biscotti, ma si può utilizzare comunque anche per andare ad abbellire magari un altro tipo di preparazione che voi volete fare, non è detto che debba essere per forza dolce. Comunque questo è uno stampino che nasce per i biscotti, ma poi lo potete utilizzare come volete, si presenta così, poi si inserisce qua. Insomma, mi piaceva veramente tantissimo, perché se voi lo utilizzate da solo andate semplicemente a fare un disegno sulla pasta, ma se volete creare il classico biscotto rotondo andate a mettere questo, vi si creerà il biscotto rotondo con al centro questo motivo. E questa era una cosa che, come vi dicevo, quando l'ho vista l'ho veramente desiderata con tutta me stessa e ho pensato di comprarla subito. L'ho presa su Amazon, quindi se volete vi lascio in descrizione il link per accedere appunto al sito, così potete anche voi acquistarla se vi interessa, e vi lascio il link anche per andare a acquistare lo stampo con l'unicorno, quindi insomma vi lascio i due link. Passiamo ad un altro genere, sempre per dolci. Questa sicuramente l'avete già vista se avete seguito qualcuno dei miei tutorial di cucina, che è la siringa per dolci. Questa mi piace molto, è molto comoda, si svita in questo modo, si va ad inserire il contenuto, poi insomma si riavvita ed è molto comoda perché si può tenere proprio in questo modo, quindi è proprio una classica siringa, si va a spingere e questi beccucci si possono cambiare, ci sono forme diverse, quindi potete andare a creare le forme che volete. Insomma, come vedete qua ci sono tanti ricambi e io questa la utilizzo spesso. Poi ho anche la semplicissima e normalissima sacca poche. Queste sono sacca poche usa e getta, perché io comunque preferisco utilizzarle usa e getta, sono fatte in questo modo e sono veramente molto comode, secondo me sono anche molto più igieniche, quindi utilizzo anche quelle.
Poi ho un termometro da cottura che non ho ancora provato, come vedete è ancora sigillato, non l'ho ancora aperto, però dopo tanti anni ho deciso di comprarmi il termometro da cottura, perché tutte le volte che andavo a vedere queste ricette che richiedevano il termometro da cottura io non ce l'avevo e dicevo accidenti, mi devo comprare questo strumento. Poi vorrei farvi vedere un altro strumento che è veramente carino e si tratta di un set da decorazione per i muffin. Vi faccio vedere la scatola. Voi vedete che c'è il muffin e voi potete andarlo a svuotare all'interno e riempirlo di marmellata, di crema, di Nutella, di quello che volete. Vedete, questo sulla scatola c'è proprio il procedimento. Funziona in questo modo. Adesso vi faccio vedere lo strumento. Questo serve per andare a svuotare il muffin, quindi voi lo inserite all'interno del muffin e lo andate a svuotare. Poi riempite questo della preparazione che voi desiderate, può essere crema, marmellata, Nutella, tutto quello che volete, l'andate ad inserire nel foro che avete creato con il muffin e andate a schiacciare questo strumento in modo che dentro si vada appunto a inserire la crema, la Nutella, quello che avete scelto di utilizzare. E anche questo è uno strumento che davvero mi è piaciuto tantissimo quando l'ho visto. L'ho trovato alla Lidl e ho pensato di comprarlo perché davvero questo è uno strumento che io desideravo da tanto tempo. Quindi anche questo mi piace molto. Poi vi faccio vedere una cosa un pochino diversa, ma che può essere utile anche per le cose salate. In realtà non è detto che si debba utilizzare per forza per le cose dolci. Ma anche questa mi è piaciuta molto quando io l'ho vista e si tratta di una bilancia a cucchiaio. Tra l'altro io questa bilancia a cucchiaio l'avevo anche regalata a Natale, di qualche anno fa a mio cugino perché insomma mi sembrava un regalo carino. E ve la faccio vedere, è formata, questa è la scatola, intanto vi faccio vedere la scatola. Ed è semplicemente formata dal suo manico e il suo cucchiaio, quindi voi andate ad inserire il cucchiaio, andate ad inserire qua quello che volete pesare e questa è una bilancia digitale di precisione perché va a pesare anche delle piccole quantità. E questa, insomma, è molto utile quando si devono fare delle ricette che richiedono dei bassi dosaggi che magari non arrivano sulla bilancia normale, quindi insomma anche questo mi sembrava uno strumento veramente molto molto carino. Vi faccio poi vedere un set per la decorazione dei dolci. Ad esempio, questo è molto carino perché va appunto a decorare la vostra pasta sfoglia o pasta frolla, quello che volete, ed è un motivo carino. Poi vabbè, c'è il classico taglierino che è questo. E poi ci sono questi attrezzi che sono un pochino più semplici, però sempre molto utili in cucina. E poi abbiamo questi di forme diverse, vedete questi qua, fatti così. E questi sono veramente utili. Vi faccio vedere anche la scatola che è questa, vedete si presentano in questo modo. E insomma, questi erano tutti gli oggetti e gli attrezzi che io utilizzo per fare i dolci. Volevo condividerli con voi, farveli vedere, fatemi sapere nei commenti se voi utilizzate magari degli accessori particolari per fare i dolci. Vi mando un bacio, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi!